Ti sei mai chiesto come sta Paola Perego? Negli ultimi mesi la famosa conduttrice televisiva ha rivelato di essere sopravvissuta a un cancro, un annuncio che ha preoccupato i suoi fan. Ora tutti si domandano come sta e se il peggio è alle spalle. In una recente intervista a Verissimo, Paola ha dichiarato: "Non è stato facile, ma piano piano mi riprendo". La conduttrice ha sottolineato l'importanza della prevenzione, pubblicando un post su Instagram per sensibilizzare il pubblico. Paola ha avuto la possibilità di sottoporsi a tutte le visite necessarie privatamente, ma sa di essere una privilegiata. Non tutti hanno la stessa fortuna di poter contare su amici medici che li rassicurano, ha ammesso. Paola Perego ha raccontato come è stato scoperto il suo tumore durante una visita di routine. Inizialmente ha cercato di scherzarci su, pensando che il cancro potesse colpire solo gli altri. Solo dopo l'intervento ha realizzato la gravità della situazione. La conduttrice ha subito un'operazione per rimuovere un rene e ha ammesso di essere ancora in fase di elaborazione. La malattia ha colpito la vita di Paola Perego in maniera inaspettata, ma la sua determinazione nel combattere il cancro è ammirevole. Con il supporto della famiglia e degli amici medici, sta affrontando questa difficile prova con coraggio e ottimismo. La storia di Paola Perego è un monito sull'importanza della prevenzione e della cura della propria salute. Nessuno è immune dal cancro, ma essere consapevoli e sottoporsi a controlli regolari può fare la differenza. La conduttrice ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare il pubblico e ricordare che la prevenzione può salvare vite. La forza e la determinazione di Paola Perego sono un esempio di resilienza e coraggio. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, la conduttrice si sta riprendendo e guardando avanti con positività. La sua testimonianza è un messaggio di speranza per chiunque stia affrontando una malattia difficile. In conclusione, Paola Perego sta affrontando la sua battaglia contro il cancro con determinazione e ottimismo. La sua storia è un monito sull'importanza della prevenzione e della cura della propria salute. La conduttrice è un esempio di forza e resilienza. E la sua testimonianza è un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno lottando contro una malattia.